incontrati con Sebastian, poi Sharp invece vuole che usiamo la pozione del tuono sui nemici, che poi ottieni è molto vago secondo me come termine, perché secondo me anche se la compriamo il gioco ce la valuta lo stesso che la utilizziamo. Sebastian, dove stai? È apparso all'improvviso. Ciao Sebastian. Sebastian, da quanto tempo? Eh sì, felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Sentiamo. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati, la Scribner ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio, per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Ovvero? Cosa mi porti nella camera dei segreti? Allora, aspetta, perché sicuramente essendo lui dovremmo utilizzare l'invisibilità, che ce l'abbiamo qui. C'è un passaggio segreto proprio qui. Oh, è ben nascosto. Dietro il quadro, che tra l'altro è un teschio, carino tra l'altro. Ah sì, qua, ok, dicevo davanti al quadro per davvero. Carino, che cos'è? Cos'è un armadio, un orologio, boh? Come l'abbiamo fatto ad aprire che manco sapevamo la parola, niente, così, avvicinati. Bello però la porta, mi piaceva. Come hai fatto a trovare questo posto? Me l'ha mostrato il mio amico in Faustus Gaunt. Lui lo chiama il sotterraneo. Gaunt, tra l'altro. Andavamo sempre a giocare a gobiglie. Reveglio! Mia sorella Anne. Adorava quel gioco infernale. Cosa non darei per poter essere battuto di nuovo da lei. Beh, c'è una ragazzina che vuole giocare a gobiglie. Giurato di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Certo, certo. Non parla mai con nessuno, ma di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Non ti preoccupare. Ci trovavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato. Buon per te allora. Dammi un secondo. Reveglio. Quindi ci sono un po' di casse. Vediamo che cosa vabbè, non che mi aspettassi niente di eccezionale, sia chiaro, però. Ok, guanti non identificati. Andrei quasi a vedere nella stanza delle necessità, ma non mi va neanche di uscire e rientrare. Quindi, un paio di guanti e niente più, niente meno? D'accordo. Giusto per curiosità, fammi vedere se quest'area appare nelle zone segrete. No, sala delle mappe, stanza delle necessità, d'accordo. Ho visto in Faustus a pozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto. Però non so come. In Faustus è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. Non mi ricordo in Faustus. Sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta scegliere il mago. È così che ho scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gaunt sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Chiedilo a Fred e George. Non parlarne con nessuno. In particolare in Faustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma perché in Faustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? Ma fatti i cazzi tuoi! La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpente. Ah, un altro! Uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. In Faustus non li sopporta. Ed è il primo a non farne segreto. Comunque, beh, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti. Ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Oh no! Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Ma è ridicolo, suona pericoloso. Un'educazione dignitosa deve prevedere ogni magia. Lo penso anch'io. Un incantesimo dipende. Come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene. Non bandire. Quello sono d'accordo. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. Facciamo pure. Può volerci un po' per capire come funziona. Quanto ci fai che ci metto il primo tentativo a farlo? L'incantesimo è Confringo. Confringo. Ma è una Z, manco fossi Zorro, dai.
Manco fosse una C che dici confringo, C. Te, fatto. Che poi non è neanche bombarda o simili. Ecco, ci sei. Ora vuoi provarlo sul serio? Certo, dammi un secondo che lo mettiamo subito nello slot. Allora, abbiamo Expelliarmus e Incendio. A questo punto mettiamo Confringo qui al posto di Expelliarmus. Vorrei che il sotterraneo rimanesse intatto. Esplode tutto. Sono entrambi utili, ma vedrai che Confringo arriva un po' più lontano. Confringo! Ottimo lavoro. Come stava per dire sicuramente di Incendio. Incendio! D'accordo, beh, non è difficile. Sì, anzi, è molto utile perché ho trovato una prova di Merlino che chiede di usare sicuramente questo, perché ho provato a farlo con Incendio e ci vuole troppo tempo per fare il percorso, quindi sicuramente questa magia ci è utile. Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato Confringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedere. Le tue o le sue? Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza. Questa affermazione con questo tono fa pensare male, eh? Voglio altri incantesimi così. Questo è il tipo di magie che ho sempre voluto apprendere. E ce ne sono molte altre, sappilo. Ormai da molto tempo vengo qui e mi esercito su magie simili. Tuttavia, non le ho rivelate tutte a Enna e Infaustus. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Enna. Beh, mi dispiace, ora è un nuovo amico. Sorella. Se c'è qualcosa che posso fare. Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Enna. Le farà sicuramente piacere. Certo, non voglio imporre la mia presenza. Se tua sorella sta male, forse non vuole estranei. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Fidati. D'accordo. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna dovrai incontrare anche lui. Molto bene. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Di questo. Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Presumo abbia a che fare con quello che mi hai detto, sulla passaporta e la Gringot e Ranrock. Non ti sfugge niente. E sì, è così. Come sospetterai, c'è altro che ancora non sai di questa storia. Continua. Ti dirò la verità, non so se voglio dirti tutto. Vabbè, dai, voglio fidarmi. Prometti che non lo dirai a nessuno. Come io non dirò niente di questa stanza. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Puoi fidarti di me. Va bene. Dai, però. Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia? Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede. Fig e io pensiamo che Ranrock abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... Abbastanza. Non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Esatto, guarda, lo sapevo che mi avrebbe chiesto aiuto. Rookwood e Ranrock entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. Certo, e ricorda, grazie mille. Non parlare a nessuno di questo posto. È un segreto. Dunque, Sebastian. Quando vado a Feldcroft, ti mando un gufo. D'accordo, grazie capo. Fammi solo vedere una cosa. Perché io avevo un punto talento e l'ho lasciato da parte perché non sapevo cosa scegliere. Vediamo, Confringo, ecco qui. Ok, quando lo lancio si divide su altre persone. Non è male, sembra interessante. E la stessa cosa fa anche questo? No, quando esplode colpisce anche gli altri nemici. Allora, abbiamo ancora 26 punti, contando questo 27. Devo decidere che cosa ci è utile e che cosa c'è meno utile. Perché le arti oscure sembrano davvero interessanti, cacchio. E ci servono quindi 4-5 punti. Così ce ne rimangono 21. 14 se togliamo questi. 10. Beh, non possiamo prendere tutto come abbiamo detto, ma secondo me un po' di cose le possiamo avere. Non tutto tutto, però dipende lì anche che cosa ti serve e che cosa no. Gioco, mi fai uscire? Ecco. Ma
Ciao, Sebastian. Aspetta. Ehi. Ah, è lui! Guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. In Faustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. Ci siamo visti! Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sì, esatto. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? Me l'ha detto Sebastian. L'ho trovato per caso. Ha detto di non dirlo. L'ho trovato per caso. Ah, si chiama sotterraneo quella stanza. Ah, stavo esplorando un po'. E all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prende in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. È stato Sebastian a dirtelo, vero? No, una no. Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Non c'è bisogno di fare tutte ste minacce, esatto. Non dirò niente, giuro. Però stai calmo. Non serve passare alle minacce. Terrò la bocca chiusa sul tuo sotterraneo. E Sebastian è un buon amico. Non dovresti pensare subito male di lui, sai? Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. In Faustus, volevo solo... So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Non te la prendere con me. Non ho... Ora gliene dico quattro, Sebastian. Dai, che cazzo però. Il tempismo proprio a volte. All'ombra del sotterraneo. Adesso gli faccio un bombarda nel culo. Io direi, cerchiamoci un nemico, usiamo la pozione e così ci prendiamo anche un'altra magia oggi. Ok, abbiamo trovato subito un nemico. Ehi, hey, stronzo! Confringo! Vieni qui. Scusa, Alium, non ti stavo seguendo. Incendio! Ecco fatto. Tra l'altro, aspetta un attimo. Volevo fare Expelliarmus e provare a lanciargli contro l'arma. Lancio un nemico in fiamme su un altro nemico con depulso, certo. Ah, è un'abilità a parte, non devo fare Expelliarmus. Aspetta, vedi là. Action! Ah no, invece devo fare Expelliarmus. Levioso! Expelliarmus! Madonna mia, l'ho fatto esplodere. Spiacevole delusione. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Eccoci qua. Costeggiare la costa. Revelio. Quindi ho trovato tutti quanti i cosi di teletrasporto qua in giro. Antica bussola. Ma perché sti oggetti bellissimi sono abbandonati in sti posti e mai li puoi toccare? Aspetta, credo di sapere dove siamo. Qua dovevo fare anche una missione. Ottieni e usa una tentacola velenosa. Ottieni e usa una mandragola su più nemici. Beh, ho entrambi, quindi si può fare. Quindi tentacola e mandragola. Devo trovare un gruppo di nemici allora. Eccoci qua. Accio. Levioso. E addio. È ancora viva? Come fa a essere ancora... Ah, ecco. Ehi là, ragazzi, ciao. Hai commesso un errore. Ah, sì? E allora becca di questo. Lo so, era il mio obiettivo, pensa un po'. Le mie orecchie. E l'incarico è completo. Dunque, due missioni tutte assieme, eh? Wingardium Leviosa e Diffindo. Professor? Ma... Ah, forse è già qui per l'allenamento, ma mi è apparso dietro la schiena. Dietro così, mi voleva violentare. Prof, buonasera, è sempre qua lei, eh? Sì, già fatto. Ho completato gli incarichi, professore. Bene, bene. Mi auguro che tu abbia lavorato in modo meticoloso.
Dopotutto, la fretta è una pessima consigliera. Soprattutto nelle pozioni. Sì, signore, certo. Bene. Normalmente direi che non mi riguarda in un senso o nell'altro. Ma nel tuo caso, voglio assicurarmi che tu sia ben preparato. Sono il vostro miglior studente. Talento e determinazione sono una combinazione potente. Sarebbe un peccato sprecarla. Soprattutto grazie, con questo bel visino. Cerca di non montarti la testa. Sì, signore. Ora, vediamo come te la cavi con Diffendo. Prepara la bacchetta. Non ce l'ho, aspetti. Userò questa biro. Se non presti attenzione, Diffendo può essere pericoloso. Immagino, mi esplode in faccia. Oggi tante belle magie abbiamo appreso, eh. Molto bene. Hai visto? Pare sono bravissimo. Pare che tu abbia compreso Diffendo. Ti invito ancora una volta. Dammi un secondo. Oh, ci manca solo Bombarda, quindi. Allora, lo mettiamo al posto di questo. Citarti qui in aula, per il tuo bene e per il bene di chi ti sta intorno. Chiaramente. Diffendo! È un piacere bello avere studenti che ascoltano ciò che viene detto loro. Questo mi è piaciuto come... Anche solo l'animazione era figa, eh. Confringo! Incendio! Diffendo! Come ho già detto, Diffendo è versatile ma pericoloso. Mi fa piacere vedere che ti stai esercitando. Mi fa piacere che tu mi abbia insegnato questa bellissima mossa. E dobbiamo iniziare a un attimo sistemarli tutti gli slot. E quasi quasi sono anche tentato di prendere il quarto, sai? Potrebbe essere utile. Da quando noi abbiamo Pretificus totale? D'accordo, io farei per il momento incendio, confringo e Diffendo sullo slot sopra. Quello a destra facciamo le magie, queste qua, che ci permettono di allontanare, avvicinare e farle visare. E perché no? Rendiamoci anche invisibili, dai. Sì, sai cosa? Credo che il quarto slot lo prenderò. Facciamo lo slot apposta solo per le maledizioni, poi. Però se ci pensi, in realtà non ci manca già molto. Abbiamo questo, altri due, 5, più queste 8. E queste sicuramente hanno una missione dedicata, sicuro. Prof, buongiorno. Puoi far passare il tempo e accedere alle mappe. Ok. Ah, questo è vero, era il mio tavolo, mi ero dimenticato di lui. Aspetta, se posso allora cambio. Mettiamo qualcosa che magari ci può essere utile. Tipo la mandragola, dai. Ed è magicamente giorno. Buongiorno, prof. Ho aspettato questo momento solo per lei. Che bello, mi ha tirato su di nuovo la mia pianta, eh? Che faccia. Sai che per un attimo pensavo gli avrebbe morso, tipo quel braccio gli saltava addosso. Lei è sicuramente materiale, eh? Capiamoci, prof. Che bello. Ho completato i miei incarichi, professoressa. Ne sono molto lieta. E lo sarà anche la Weasley. Mi meno male. Mi assicurerò di farle sapere che stai migliorando molto. Grazie, lo so, sono bravo. La professoressa Hecat ti ha già insegnato Levioso. Sì. Ora puoi apprendere un incantesimo di levitazione più avanzato. E me lo insegni tu che fai erbologia, perché? Un po' di concentrazione e un movimento di bacchetta aggraziato. Wingardium Leviosa. Se lo esegui correttamente, potrai sollevare macigni come se fossero rametti di starnutaria. Meno male, perché alcune prove di Merlino ti chiede di spostare quel cacchio di sasso impossibile da muovere a volte. Se mi aiuta a farlo, tanto meglio. Non mi ha preso bene la curva. Esercitati su Vingardium Leviosa. Un talento naturale. Però non è vero che te lo fa spostare. Ah, me lo fa roteare. Con l'analogico me lo sposta destra, sinistra, su e giù. Con questo mi muovo io e con questo lo fa roteare. Beh, dai, è comodo. Sai cos'è la cosa buona di questo gioco? È che non hai tipo un countdown, una barra della magia che piano piano si svuota. Se usi Wingardium Leviosa, stai usando Wingardium Leviosa, punto. Grazie, prof. Allora, visto che abbiamo un punto talento e tra poco ne prendiamo un altro, io prenderei sia questo che questo qua. Depulso lo teniamo in considerazione, ma non è la prima cosa che sceglierò. Questo, per esempio, è una delle poche cose che non mi sembra interessante. Tanto meglio utilizzare robe d'attacco vero a quel punto.
Tra l'altro, prima di andare dal professor Fig, io tornerei un attimo nella stanza delle necessità. Più la guardo come cacchio mi è uscita, più mi piace. Porca miseria se è bella così. Io voglio provare a fare una cosa. Voglio lasciare qui un paio di pozioni e lasciarle fatte. Tanto sono pozioni rigeneratrici. Non è che se anche mi scompaiono succede niente. Però voglio provare proprio a lasciarle qui e vedere se poi torno, se ci sono ancora, se sono bruciate o altro. Va come mi è uscita... Bella questa stanza, questa è l'angolo erbologia, qui c'è un tavolo brutto e qui due finestre con mezzo tavolo. Così, in realtà non avevo niente da metterci qui. Però mi piace un sacco come mi è uscita con il pezzo sopra fatto d'erba e tutto libero. I libri messi così, mi piace un sacco come è uscita. Vediamo che cosa abbiamo da identificare. Ecco qua, grazie. Un paio di guanti raffinati. Vediamo quanto sono raffinati. Abbastanza da darci 4 in più di attacco, dai. I danni inferti con gli incantesimi da danni aumentati. D'accordo. Mi piace un sacco che abbiamo 1400 monete tonde tonde, proprio 00. Sai cosa sarebbe perfetto nella modifica degli aspetti degli abiti? Potergli cambiare anche colore. So che sarebbe una roba molto in più, però non starebbe male, sai? Bon, le pozioni sono lì. Io provo a lasciarle, poi vediamo se succede qualcosa. Allora, ci hanno dato un'altra missione di erbologia. Coltiva e raccogli la lunaria, ottieni 3 piante da combattimento, poi usale simultaneamente. Perché sì, voglio dire. Allora, la lunaria ce l'ho qui. Fra 5 minuti è pronta. Perfetto. Non ce l'avevo la lunaria, ho raccolto un cavolo cinese io. Vabbè, è contenta lei, voglio dire. Chi sono io per dire di no? Che poi la storia di Flipendo io ve l'ho già raccontata. Flipendo era una magia che avevano introdotto nei primi giochi di Harry Potter, quelli della PlayStation 2 e della PS1. Era una magia che serviva per poter attaccare, ma non esisteva un attacco singolo nella magia di Harry Potter. Esistevano tanti incantesimi che facevano tante cose diverse. Quindi crearono Flipendo apposta per i giochi. Tu come mai sei qua? Mi devi dire che tra un po' questa stanza si apre? Che tra l'altro ti fanno cambiare l'aspetto di sta statua, ma poi te la tolgono perché tanto ti aprono un'altra zona di sta mappa. Oh, chi sono io per dire di no?